Bladner Festival, l'evento più atteso dell'anno, il più grande festival della musica araba per la prima volta in Italia. Sul palco del Forum Mediolanum di Milano, i volti più noti del mondo arabo. Nur ed-Din, celebre musicista, coreografo e cantante marocchino. Poi c'è Amir, rapper italo-egiziano in forte ascesa. È sua la colonna sonora di Shalla, miglior film nella sezione Controcampo italiano, alla 68esima mostra del cinema di Venezia. Voglio dedicare questa canzone a tutti i ragazzi come me che sono nati in Italia, figli dell'immigrazione. È nostro diritto. Il problema non è sentirci noi italiani, ma ci devono far sentire italiani. Io mi sento italiano, non è un mio problema. La canzone si chiama Straniero nella mia nazione. Su le mani, su, 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 su. Nacco in Italia, mi è scritto sulla sabbia. Prendi il mio nome, lo traduci, principe da rabbia. Una voce che strilla, da Roma fino a Cava. In questa società fredda, cerco aria più calda. Figlio dell'amore, del cuore, di due persone. Seconda generazione, guardo mio figlio e la terza che perché ha scolato, mi salta la testa. Se non lo capisci che ha trovato la ricchezza, noi pietre preziose in mezzo a tutta sta monnezza. E poi c'è la special guest star. Ha venduto più di 35 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 2005 è stata inserita da Newsweek nella lista delle 100 personalità più influenti del mondo arabo. E la sua pagina Facebook conta più di 2 milioni e mezzo di fan. Stiamo parlando di Nancy Ajram, la più famosa cantante libanese. Oltre ad aver vinto il World Music Award e oltre a tutti gli altri successi musicali, Nancy è anche ambasciatrice UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa. L'organizzatore è Bladner Mobile, l'operatore arabo di telefonia mobile in Italia. Un marchio di proprietà Vodafone Egypt per il mercato italiano, con servizi e tariffe dedicati alle comunità nordafricane presenti in Italia. Infatti, in arabo Bladner significa i nostri paesi e si riferisce appunto al contatto diretto tra l'Egitto, il Marocco ed il resto del Nord Africa attraverso la telefonia mobile. Sponsor dell'iniziativa è Air Arabia e gli altri partner sono Al Jarida, Free Press e blog italo-arabo, l'associazione Samarcanda che promuove corsi di lingua italiana rivolti a stranieri, l'associazione Itaca per lo sviluppo e la cultura d'impresa e naturalmente Babel TV, il canale 141 di Sky.